Ci troviamo in una nuova era glaciale. Un operaio sta riparando un'antenna parabolica di un bunker. Degli uomini armati escono dal bunker e cacciano un uomo di nome Al con la forza. Al è malato, ma afferma che sarà in grado di curarsi da solo. Quando gli uomini si distraggono, cerca di fuggire ma viene ucciso da un colpo di fucile. Nelle colonie, la gente vive nella paura di un comune raffreddore. L'ultimo ha ucciso 20 persone in una settimana. Dopo una nevicata anomala sulla Terra, il cibo è finito e la maggior parte delle persone nella città è morta. Tuttavia, centinaia di fortunati sono finiti nei bunker dove la vita prospera ancora. La gente conserva i semi sottoterra sperando che tutto passi, tranne Sam che ormai si è arreso a questa vita. Sam nota Briggs, il leader della loro colonia, e vuole parlargli. Briggs capisce su cosa verterà la conversazione e afferma che Al conosceva le regole e non stava guarendo. Nel bunker non ci sono farmaci e la colonia non sopravviverà a un'altra epidemia. Briggs e Sam si recano da un uomo di nome Cooper che si occupa delle comunicazioni radio. Cooper gli informa di aver ricevuto un segnale di soccorso dalla colonia 5, ma ora non riesce a stabilire un contatto con loro. Perplesso, Briggs ordina a Cooper di riunire tutti gli abitanti del bunker entro 30 minuti, mentre manda Sam da Victor per indagare sul problema del bestiame. Victor informa Sam che hanno perso tantissimi conigli. Ora ne sono rimasti solo 12, con una sola femmina. Sam afferma che i conigli hanno bisogno di proteine, proprio come gli umani. Sam va dalla sua ragazza, Kai, e le chiede di procurargli del grano per i conigli. Nota un progetto di lavoro su un portatile. Kai spiega che, grazie alle comunicazioni satellitari, ha scoperto che da qualche parte in Spagna c'è un'apparecchiatura per la manipolazione del clima. Spera che un giorno arrivi il disgelo e che lei possa trovarlo. Tutti i residenti della colonia 7 si riuniscono nella sala principale, dove Briggs annuncia il segnale di soccorso proveniente dalla colonia 5. L'anno scorso non è sopravvissuta nemmeno una persona della colonia 3, quindi è fondamentale per loro indagare sulla colonia 5. Mason ritiene che non abbiano nulla da offrire ai residenti di un'altra colonia, perché hanno troppe poche risorse. Tuttavia Briggs è fermo. Vuole andare personalmente nella colonia 5, ora deve scegliere due volontari che vadano con lui. Il primo volontario è Sam, il secondo è Graydon, il figlio di Victor. I genitori sono contrari alla decisione del figlio, ma lui assicura a tutti di essere in grado di farcela. Briggs nomina Kai leader e chiede a tutti di continuare a lavorare come al solito. All'improvviso, uno dei residenti della colonia starnutisce, allarmando immediatamente tutti i presenti. La donna viene immediatamente isolata dagli altri e lei e suo marito, Dexter, vengono mandati in quarantena. Mason è convinto che non sopravvivranno e intende ucciderli ora. Briggs però gli ordina di aspettare il suo ritorno perché a quel punto potrebbero migliorare. Di notte, Sam ha un incubo in cui, da bambino, si perde durante una tempesta di neve. Nella neve trova la madre congelata. In quel momento, pieno di paura, Sam si sveglia e non riesce a smettere di tremare. Va a bere un po' d'acqua e Kai lo tranquillizza, ricordandogli che non è colpa sua. Il giorno dopo, Briggs, Sam e Graydon partono per il viaggio rischioso. Presto la squadra raggiunge una torre di regolazione meteorologica, che in passato veniva usata per controllare il tempo. Graydon chiede se funziona ancora, ma Briggs afferma che è fuori uso da molto tempo. Dopo un po', gli uomini si trovano davanti a un enorme ponte crollato. Superano con cautela numerose buche, ma all'improvviso si imbattono in una voragine. Briggs suggerisce di aggirare il bordo, ma per poco non perdono la vita. La squadra continua il suo viaggio attraverso il paesaggio innevato. Presto si imbattono in un elicottero precipitato e vi salgono dentro. Briggs le informa che elicotteri simili sono stati utilizzati in passato per l'evacuazione di persone. Briggs contatta Cooper via radio e le informa che passeranno la notte nell'elicottero e arriveranno alla colonia 5 entro mezzogiorno del giorno successivo. Cooper gli informa che i malati in quarantena stanno peggiorando e Mason vuole sbarazzarsi di loro. Briggs autorizza l'uso della forza contro Mason se necessario. Prima di addormentarsi, Sam racconta a Graydon di aver perso tutta la sua famiglia e di come Briggs lo abbia trovato e salvato. Il giorno dopo, la squadra raggiunge la colonia 5 e scopre tracce orribili vicino all'ingresso del bunker. Briggs, Sam e Graydon scendono cautamente nel bunker. All'interno scoprono altro sangue. Improvvisamente, dalle profondità del bunker provengono suoni inquietanti. La squadra si mette alla ricerca della fonte del rumore e scopre una porta graffiata. Sam apre la serratura ed entrano nella stanza. La squadra nota un uomo sul pavimento e Briggs gli si avvicina per capire se è vivo. All'improvviso, l'uomo di nome Leyland salta in piedi. Sam tranquillizza l'uomo spaventato e promette di aiutarlo. Leyland implora ansiosamente di chiudere la porta. Sam dà a Leyland, esausto, un po' d'acqua e di cibo, mentre Briggs spiega che la colonia 7 ha ricevuto un segnale di soccorso e vuole sapere cosa è successo. Leyland rivela che hanno riparato l'antenna satellitare e presto hanno ricevuto una trasmissione parziale, dalla quale hanno appreso notizie sorprendenti. Mostra loro una registrazione video in cui un uomo spiega che hanno ricostruito la torre meteorologica e invertito il processo di congelamento. Anche il terreno si è scongelato e la terra è pronta per essere coltivata, ma i loro semi non sono sopravvissuti.
L'uomo inizia a fornire le coordinate della loro posizione, ma il segnale si interrompe. Leyland spiega che la Colonia 5 ha inviato una squadra per cercare la fonte del segnale, ma non ha trovato nulla. I tre vogliono portare Leyland nella loro colonia, ma lui rifiuta di lasciare la stanza. Sam assicura Leyland che non c'è nessuno nelle vicinanze e rivela che l'hanno trovato attraverso le intercettazioni. Leyland è inorridito e afferma che c'è qualcun altro oltre a loro. Sam raccoglie tutto ciò che potrebbe servire e Briggs trova della dinamite. Improvvisamente si sentono suoni inquietanti da lontano. Leyland si libera dalla presa di Graydon e torna nella stanza, chiudendo la porta dall'interno. La squadra si rende conto di non poterlo più aiutare e si precipita a fuggire dal bunker. Nel frattempo, i rumori si fanno più forti e la squadra scopre presto un gruppo di cannibali squilibrati che macellano e divorano decine di corpi di coloni. All'improvviso, uno dei cannibali nota il trio e Sam è costretto a spararli. Tuttavia, lo sparo risveglia altri cannibali che si lanciano immediatamente all'inseguimento degli uomini. Graydon corre avanti, mentre Briggs attiva un candelotto di dinamite nel tentativo di fermare i cannibali. Improvvisamente, Graydon si ferma e in quel momento i cannibali impazziti si avventano su di lui. Briggs e Sam lo soccorrono e lo uccidono, ma presto si rendono conto che Graydon non può essere salvato. Gli uomini continuano a fuggire e salgono a un livello superiore. Sam spara ai cannibali, ma presto finisce i proiettili. Briggs rompe la scala per impedire ai cannibali di raggiungerli. Ben presto, i leader e restanti membri del gruppo scoprono numerosi corpi di altri cannibali e la rabbia li consuma. Tuttavia, Sam e Briggs sono già arrivati in superficie. Una volta fuori, Briggs getta della dinamite nel pozzo per bloccare l'inseguimento. Sam e Briggs corrono e dopo qualche tempo si ritrovano di nuovo vicino all'elicottero. Sam propone di proseguire, ma Briggs afferma che non ce la faranno perché la temperatura sta scendendo troppo rapidamente. La sera, un Sam scosso non riesce a capire come una persona possa trasformarsi in una creatura così squilibrata e crudele. Briggs afferma che nella disperazione le persone sono disposte a fare qualsiasi cosa per sopravvivere. Sam ricorda la misteriosa trasmissione e Briggs suggerisce di contattare le persone quando tornano alla colonia, poiché hanno i semi pronti per essere piantati. Al mattino, Sam vede decine di cannibali che seguono le loro tracce. Inorridisce quando si rende conto che li condurranno alla colonia, ma Briggs li assicura che li fermeranno al ponte. Sul ponte, Briggs prepara la dinamite e accende la miccia. Gli amici si mettono al riparo, ma ben presto Briggs scopre che la miccia si è spenta. Nel frattempo, i cannibali sono già sul ponte. Briggs decide di uscire e riaccendere la miccia. Sam cerca di fermarlo, ma Briggs lo colpisce alla testa. Infine, Briggs riaccende la miccia e tenendo in mano la dinamite, si fa esplodere in aria. Tuttavia, il capo dei cannibali rimane vivo e guarda Sam con odio dall'altra parte del ponte. Sam si avvia da solo verso la colonia attraverso la città innevata. Nel frattempo, vicino all'ingresso del bunker, Mason si prepara a giustiziare Dexter e sua moglie malata. Spara la donna in testa, ma in quel momento appare Kai e minaccia Mason con una pistola. In quel momento Sam, indebolito, si fa sentire e chiede aiuto. Kai si precipita da lui, mentre Dexter fugge. Mentre Kai cerca di rianimare Sam, Mason le si avvicina e la colpisce alla testa. Un paio di ore dopo, Sam riprende conoscenza nel bunker. Victor chiede di suo figlio, ma Sam dà a tutti la triste notizia. Graydon e Briggs non sono sopravvissuti. Improvvisamente, Mason ritorna. Ammanetta Sam a letto e annuncia a tutti che le regole di Briggs non sono più valide. D'ora in poi le reazioni saranno dimezzate e tutti i malati verranno uccisi. Sam racconta a tutti quello che è successo e avverte i cannibali che li raggiungeranno presto. Mason e Victor escono fuori per controllare se ci sono cannibali nelle vicinanze, ma non notano nessuno. Nel frattempo, un ragazzino ruba le chiavi delle manette a Mason e le consegna a Sam. Sam si reca immediatamente da Kai legata. Dopo averla liberata, Sam racconta a Kai del disgelo e individuano la posizione esatta grazie al satellite. Sam e Kai si dirigono verso il magazzino. Sam raccoglie quanti più semi possibile e pensa di dire a tutti che devono scappare. Tuttavia, Sam e Kai vengono fermati da Mason, che non permette a nessuno di lasciare la colonia. All'improvviso si sente bussare all'esterno. I coloni si precipitano ai monitor e vedono che i cannibali stanno per fare eruzione nel bunker. Mason ordina a tutti coloro che possono sparare di recarsi all'ingresso principale, mentre gli altri devono andare a rifugio. Tuttavia, i cannibali si infiltrano all'interno attraverso la ventilazione. Sam e Kai li respingono e cercano di condurre tutti in un luogo sicuro. Victor ingaggia una lotta con i leader, ma non sopravvive. Nel frattempo, Mason fugge in una stanza sicura e chiude la porta proprio davanti a Sam e Kai. Chiedono di essere lasciati entrare e alla fine una donna apre loro la porta. I coloni superstiti si rendono conto che la porta non reggerà alla pressione dei cannibali. Sam suggerisce di fuggire all'esterno attraverso il condotto di ventilazione, ma Mason si rifiuta di uscire. Sam lascia a Mason una pistola e mentre Mason gliela punta contro, gli dice che avrà bisogno di tutti i proiettili. I cannibali sfondano la porta e Mason spara una bombola di gas, esplodendo insieme a loro.
Tuttavia, Lida riesce a sopravvivere ancora una volta. Si infiltra nella ventilazione e Sam ingaggia una lotta con lui. Cadendo in una delle stanze, i due continuano a lottare e miracolosamente Sam riesce a sconfiggere il cannibale squilibrato. Sam fugge dal bunker in fiamme e raggiunge i cloni Super City. Sono sconcertati perché non sanno cosa li aspetta. Tuttavia, Sam rimane ottimista e si incammina con il gruppo verso la salvezza. Se ti piace questo genere, ti consiglio di guardare il video. Gli zombie invadono il paese e creano l'esercito più potente del mondo per distruggere l'umanità.